I narcisisti spesso hanno molto successo professionalmente, ma sviluppano comportamenti molto dannosi e disfunzionali a livello personale. I narcisisti possono presentarsi improvvisamente a scuola, al lavoro o in altre situazioni e rovinare tutto. Pertanto è utile avere a portata di mano un kit di pronto soccorso. Il metodo Grey Rock è uno strumento molto utile. Il primo è la pietra grigia o forza della neutralità. La metafora della pietra grigia indica il significato di indifferenza. Questa abilità ti aiuta a non rafforzare i bisogni del narcisista. Cosa pensi quando vedi un ciottolo grigio sulla strada? Scompare tra tante piccole pietre e rimane inosservato. Le persone narcisistiche hanno bisogno di un'attenzione costante per nutrire il loro ego. Sono orientate al conflitto e al dramma perché vogliono sempre essere al centro dell'attenzione. Se ti comporti come un piccolo sassolino, non raggiungerai il suo obiettivo. Mostra loro indifferenza e compostezza. Un senso narcisistico di diritto è una caratteristica di tutti i narcisisti, è il loro diritto. Credono che tutti gli debbano qualcosa. Questa percezione è il pregiudizio che nasce in infanzia, o per eccessiva attenzione o grave privazione. I narcisisti spesso crescono con l'idea che sia compito degli altri prendersi cura di loro e per dare loro privilegi a tutti gli effetti. L'indagine dell'Università di Wollongong in Australia mostra come vivere con qualcuno che ha bisogno degli altri per alimentare quel desiderio per il meraviglioso. Il metodo Grey Rock ci mostra che possiamo sfruttare i loro diritti in modo molto sottile ma efficace. Tratta il narcisista come tutti gli altri. Si rifiuta di fare concessioni o richieste che potrebbero darle una posizione privilegiata. Di' rispettosamente alla persona che ti dispiace, li deludi perché non sei disposta a soddisfare le loro richieste. Devi stabilire dei limiti e renderti conto che i narcisisti cercheranno sempre di superarli. Non rispondere alle critiche, al ridicolo o alla manipolazione. Metti in chiaro che la presenza e le parole di questa persona non significano nulla per te. È come una pietra grigia che non merita attenzione. Quando hai a che fare con i narcisisti, sii sempre breve e molto deciso. O decisa. Fredda, non reattiva, solida come una roccia. Dovresti turbare il narcisista perché glielo permetti. I narcisisti crescono non solo attraverso l'ammirazione, ma anche attraverso il confronto. Se sei con furia e reagisci con furia, la tua contraparte ha raggiunto l'obiettivo, influenzarti. Il metodo Grey Rock ti dà l'immagine di una superficie fresca, dura, dura. È meglio non interagire e mantenere la calma finché il narcisista non perde interesse. Prima o poi cercherà un'altra vittima. Con i narcisisti è meglio mantenere le interazioni brevi e rispettose. Il metodo Grey Rock mira a mitigare il comportamento narcisistico, privandolo dell'attenzione. Si tratta di dimostrare al narcisista che non sei un bersaglio interessante e che non soddisferai le sue richieste. Questa tecnica è utile, ma non garantisce il 100% di successo. I narcisisti sono imprevedibili, caotici ed esigenti. È difficile proteggersi dai narcisisti patologici, ma il tuo kit di pronto soccorso servirà come punto di partenza. Se la persona sta attraversando limiti morali o etici, assicurati di mantenere le distanze. La salute mentale di solito è più importante di un lavoro o relazione ad un familiare. Il narcisismo è un disturbo della personalità che può portare a comportamenti dannosi e disfunzionali. Tuttavia, non è una condizione clinica diffusa. Il metodo Grey Rock è uno strumento utile per affrontare le persone narcisiste che spesso cercano di ottenere l'attenzione degli altri attraverso il conflitto e il dramma. Questo metodo si basa sulla neutralità, sulla gestione dei diritti del narcisista e sulla non reattività.
È importante stabilire dei limiti e comunicare in modo breve e deciso. È anche fondamentale gestire le proprie emozioni, ascoltare gli altri con empatia e rispetto e cercare supporto e aiuto quando necessario. Un percorso di aiuto è uno strumento efficace per lavorare sulla crescita personale e sulla risoluzione dei problemi. In questo caso, l'ipnosi è un valido aiuto. Non ti posso dire ora quanti incontri serviranno e saranno necessari perché variano da soggetto a soggetto. Quello che farà la differenza sarà la tua determinazione e l'impegno che vorrai metterci. Se hai bisogno del mio aiuto, contattami alla mia email paolafendi@gmail.com. Un bacio a tutti e al prossimo video.